Salve, sono Laura Canepa e vi parlo da Genova. Vi voglio parlare a proposito delle scuole dance in Italia. Siccome la cosa mi coinvolge molto, mi ha coinvolto molto, recentemente c'è stato qualche malinteso. Allora, quest'anno all'ultimo convegno AIEV nazionale che si è svolto a Ferrara, il 14° convegno, ho promesso che avrei fatto un piccolo intervento su YouTube proprio per fare chiarezza su questo argomento. Allora, l'AIEV abbiamo fondato l'AIEV nel 2001 in quattro persone, ovvero Maurizio Cagnoli, Daniela Giovatti, Giorgio Ferrario e la sottoscritta. Venivamo rispettivamente da Roma, da Firenze, da Milano e da Genova e tuttora siamo in queste città. Bene, con tanto entusiasmo abbiamo organizzato i convegni, ma era nostro desiderio di iniziare la scuola Bates in Italia e quindi questa ebbe vita nel 2004. Nel novembre del 2004 io ebbi l'onore di fare il primo seminario ai nostri studenti relativamente alla mia materia, ottica e ortottica. Ero molto emozionata, ero molto felice. La scuola AIEV andò avanti fino al 2007, non senza qualche disagio, infatti smise. Nel 2007 quindi la scuola dell'AIEV finì. Fu così che nel 2007 io fondai a Genova con delle altre persone una scuola Bates per ottici che durò 2 anni. Contemporaneamente Giorgio Ferrario, anzi l'anno dopo nel 2008, fondò la sua scuola Bates di Milano. In Italia quindi Maurizio Cagnoli ha fondato la sua scuola Bates a Roma nel 2010. Nel frattempo lui, mentre Giorgio e io fondavamo la nostra scuola a Milano e a Genova, lui aveva fondato delle scuole in Spagna. Ecco quindi che io ho collaborato sia con Milano che con Roma. Ed è questa la storia delle scuole Bates in Italia. Ritengo di essere la memoria storica di questi eventi, un'avventura entusiasmante che va avanti e andrà avanti ancora. Grazie per l'attenzione e saluti da Genova.